Gentili telespettatori, buon pomeriggio da Caltagirone, campo di gioco Pino Buongiorno e dunque benvenuti alla visione d'ascolto di questa partita tra Caltagirone e Biancavilla. Ma veniamo agli schieramenti, Biancavilla in campo con Pappalardo, Caruso, Chiavaro, Strano, Diop, Parisi, Gurriera, Russo, Lucarelli, Genovese, Indelicato. Ecco invece la formazione di Mister Buoncompagni, Polessi, Amadou, Bottiglieri, Alma, Italiano, Giaratana, Navanzino, Sussò, Abdoulaye, Ruscica e Floridia. L'arbitro dell'incontro è il marchigiano Daljit Singh di Macerata, assistito da Francesco Bonaccorso e Michele Raspanti della sezione arbitrale di Catania. Facciamo partire anche il nostro di cronometro insieme a quello dell'arbitro, match che inizia di fatto con soltanto 2 minuti di ritardo. Attenzione a questa bella giocata di Genovese che si porta 20-20, parte il sinistro, battezza bene la traiettoria della palla, Polessi la accompagna con lo sguardo a fondo campo. Ha coperto Polessi il palo alla sua sinistra. Il sinistro di Lucarelli passa ma finisce a fondo campo. Nulla di fatto. Guerriera. Parte il traversone a centro aria, Diop aggancia il pallone, resta lì, lo mettono fuori, sia pure in affanno i calatini. La palla agganciata da Floridia. Gran movimento in aria, parte il traversone sul primo palo, il pallone che si impenna a campanile, ancora Lucarelli che riesce a toccarlo, poi Diop in qualche modo lo sporca, lo mette fuori, prima Ruscica e poi Sussò che subisce fallo. Ottima la giocata di Amadou che la dà per Ruscica di prima a cercare lo scatto di Abdoulaye che viene anticipato da Chiavaro che sbriglia una situazione che era diventata veramente molto complicata. Non riesce a recuperare palla Pappalardo e il Caltagirone guadagna il primo corner del match. Sventagliata in avanti per lo scatto di Genovese, attenzione che va via Giaratana, carica il destro e la palla a fondo campo. Palla gol ghiottissima per i gialloblu sul destro di Genovese. Questo allo scoccare del 31esimo. Possiamo chiaramente dire che è stata la prima palla gol netta della partita fino a questo momento. Deve essere attacco precocemente il Biancavilla con questo servizio che chiama in causa Strano, parte il lancio, si coordina per la battuta, violentissima e centrale, splendida direi di Indelicato che ha severamente impegnato Polessi. Ottima la parata in due tempi. Intanto pronto, fischietto in bocca, inizia la ripresa sempre agli ordini del signor Singh di Macerata. Il team guidato da Mister Buoncompagni sta tenendo testa al forte Biancavilla, il destro alla distanza, Floridia e gol! Gol! Gran gol di Giorgio Floridia, Caltagirone in vantaggio al 17esimo. Il primo tiro di Enrico Ruscica agganciato dall'attaccante numero 11 che proprio poco fuori l'area di rigore si coordina come meglio non avrebbe potuto e insacca la sinistra di Pappalardo. Caltagirone 1, Biancavilla 0, gol di Floridia. Ancora apprensione in area di rigore del Caltagirone. Parte il traversone a centro aria, la palla precocemente lì e gol. Il gol di Savanarola. E manco a dirlo per l'ennesima volta su calcio d'angolo, palla inattiva, il Caltagirone subisce gol. Si lamenta Polessi con i propri compagni, ma la palla è entrata in rete. Dunque, sulla battuta del corner effettuata, lo ricordo, dal giocatore Maimone, Savanarola, proprio sulla linea di porta, trova il pallone e lo insacca per il pareggio che dunque arriva esattamente al 30esimo. Parte il traversone coi pugni, ci arriva stavolta e poi in seconda battuta Messina mette la palla fuori nella zona di Giaquinta, messo a terra in malo modo. Caruso adesso controllato da secondo, Caruso la gioca corta bene su Guerriera, Guerriera entra in area, parte il traversone sotto misura, attraversato lo specchio alla porta, secondo, anzi Genovese e poi in parata plastica Polessi salva la situazione, ma Biancavilla ancora pericolosissimo. 4-5, forse sono 5 se ho visto bene, 5 minuti di recupero, è infatti scoccato in questo momento il 90esimo. Molto bene per Diavara che tocca il pallone, contropiede del Caltagirone, attenzione, arriva Conti, recupera posizione, parte il tiro alla distanza, ma non si fa sorprendere Pappalardo che blocca la sfera. Il controllo di Diavara, Diavara la gioca bene, il tiro in corsa, la palla lì, Diavara incredibilmente non la trova e sia pure in affanno per Isispa. La palla recuperata adesso da Ruscica, il controcross, la palla
che finisce a fondo campo, crossata da Conti, dunque si continua a giocare. Mancano 10 secondi, parte il traversone, la palla lì sotto misura e la palla in gol, incredibile, incredibile. All'ultimo secondo il Biancavilla passa in vantaggio, ha segnato se non erro Randis, gol fotocopia col quale avevano pareggiato. Randis, dopo quello di Savanarola, regala i tre punti al forte Biancavilla. Arriva il triplice fischio del signor Singh. È tutto dal primo buongiorno di Caltagirone. Caltagirone 1, Biancavilla 2. La linea torna allo studio. Ci sentiamo domenica prossima.